Ben ritrovati a tutti con questo fantastico semifreddo al pistacchio. Il pistacchio di Stigliano, che abbiamo già visto nella pasta di pistacchio, l'ho utilizzato proprio in questa ricetta. Ci sono i miei cani che mi fanno compagnia. Vabbè, pazienza. Andiamo a vedere come si fa, passaggio per passaggio. È solo un po' lungo, però, ragazzi, è favoloso. Noi ci vediamo alla prossima video ricetta. Alla prossima! Proseguiamo per gradi. Cominciamo dalla crema pasticcera, così le diamo modo di raffreddarsi, in modo tale da avere tutte le preparazioni alla temperatura ambiente. Andiamo! Mettiamo intanto il latte a riscaldare e ne teniamo una parte da parte. Cominciamo a separare le uova, i tuorli dall'albume. E cominciamo a lavorare. Come sempre rompiamo prima i tuorli e poi aggiungiamo lo zucchero. Lo lavoriamo fino a sbiancare il tuorlo con lo zucchero. E man mano aggiungiamo il latte, l'amido e poi il latte, possiamo alternarli. Una volta pronto questo pastello, lo portiamo e lo uniamo al latte caldo. Ricordiamoci, la temperatura non deve superare i 90 gradi. Aggiungiamo la scorza di limone, inseriamo il composto e facciamo addensare, senza mai far bollire, mi raccomando, altrimenti saprà di uovo. Comunque, in ogni caso, per la ricetta ben dettagliata della crema vi rimetto al link. Una volta raggiunta la densità, la lasceremo raffreddare. Nel frattempo che la crema raffredda, ci prepariamo la nostra meringa utilizzando gli albumi della crema, quindi che non abbiamo usato, dato che abbiamo usato solo i tuorli, dello zucchero e un po' d'acqua. Cosa fondamentale però per questa preparazione è un termometro. Questo perché? Perché lo sciroppo di zucchero deve arrivare a una temperatura ben precisa, è l'unico modo per misurare e avere un termometro. La temperatura che ci servirà sarà 121 gradi, perché oltre cristallizzerebbe e farebbero quei granellini di zucchero, lo perderemmo. Quindi dobbiamo essere ben precisi. Proseguiamo. Mettiamo l'acqua su gas e aggiungiamo lo zucchero senza mescolare. Lo lasceremo sciogliere così, senza toccarlo, non si brucia. L'importante è che lo mettiamo a fuoco lento. Diventerà completamente trasparente e formerà delle bolle. Nel frattempo che lo zucchero prepara, noi iniziamo a montare gli albumi nella planetaria con un frullino, con uno sbattitore, a velocità medio-bassa, in modo da trovarci con i tempi. Quindi manteniamo queste due lavorazioni insieme.
quindi man mano andremo a aumentare un po' la velocità. Nel frattempo lo zucchero si sta sciogliendo. Iniziamo a controllare la temperatura. Se abbiamo il termometro, ovviamente è molto più semplice, altrimenti ci prepariamo una ciotola di acqua fredda e quando vedremo che è completamente trasparente e che ci sono tante bollicine, vedete, in questo caso si sta già formando lo sciroppo, possiamo cominciare a prendere con un cucchiaino due gocce di zucchero di sciroppo e le immergiamo nell'acqua, le facciamo cadere. Nel momento in cui cristallizza è pronto. E adesso con il termometro, voi vedete al contrario, però si riesce a leggere, adesso siamo sui 116 gradi grosso modo. Poi considerate che io quando sollevo e reimmergo il termometro ovviamente sbalza. Arrivato verso i 118-119 possiamo già spegnere, perché tanto quello di quei 2 secondi aumenta comunque. E in quel momento, una volta pronto, a filo lo versiamo negli albumi. In questa fase noi dovremo far lavorare la meringa fino al completo raffreddamento della ciotola. Quindi nel momento in cui noi toccheremo la ciotola e sarà fredda possiamo fermarci. Eccola qua, adesso questa è andata fino a raffreddarsi della ciotola al montaggio, questo è il risultato. Adesso è il momento di utilizzare la mia pasta di pistacchio, vi rimando al box se volete crearla anche voi. L'andrò a unire alla crema pasticcera e poi ci vediamo all'assemblaggio della crema. Fondiamo il burro, ci sbricioliamo i biscotti, versiamo ovviamente il burro nei biscotti e amalgamiamo il tutto. Adesso, prendendo uno stampo, compattiamo per bene i biscotti e li metteremo in frigo, così si raffredderà. Io ho già mescolato la pasta di pistacchio alla crema pasticcera e la vado a mettere in una ciotola più capiente. A questa aggiungiamo la meringa e iniziamo ad amalgamare il tutto. Facendo attenzione a non smontare il composto, quindi lavoriamo come sempre dal basso verso l'alto. Uniamo anche la panna in più riprese, mescoliamo sempre dal basso verso l'alto in modo che non si sgonfi il composto. Ovviamente questo, avendo utilizzato un pistacchio puro al 100%, è un colore molto naturale, quindi è molto leggero e delicato. Quindi noi avremo dei colori molto tenui. Al termine avremo un composto davvero soffice.
Adesso riprendiamo la nostra base e cominciamo a versarvi la crema sopra. E dobbiamo riempire fino a livellarlo. Qualora noi avessimo uno stampo da semifreddi, ovviamente la base la possiamo inserire al centro, la possiamo inserire alla fine, insomma ci possiamo divertire. Io in questo caso ho preferito fare tipo una torta, poi ci saranno occasioni dove vedremo altre lavorazioni. E livelliamo per bene con un coltello, in modo che prendiamo da parte a parte il nostro vassoio, in modo che andremo a compattare bene questa crema. Ed eccolo qui, pronto per andare in freezer. Trascorse almeno 4 ore, io ho preso dei biscotti e li ho sbriciolati sopra a decorazione. Noi ci vediamo alla prossima!